Belen e Iannone sul lago di Garda per scacciare via la crisi. Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme. Belen e Iannone di nuovo insieme. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato la coppia durante un weekend romantico sul lago di Garda. Era da tempo che la showgirl argentina e il pilota di MotoGP non si facevano vedere insieme. Tanto che secondo i gossip i due sarebbero in crisi da qualche tempo. Che il fine settimana a due sia stato pianificato per scacciare via malumori e incomprensioni. Forse sì, visto che la Rodriguez e lo sportivo appaiono complici e uniti. Nelle foto del settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 8 novembre, la sorella di Cecilia e Geremia sfiora con tenerezza il volto del fidanzato. È evidente che, in barba alle male lingue, la storia d'amore procede a gonfie vele. Ma allora perché la conduttrice di Tussi Que Vales non pubblica più selfie sui social con Iannone? Molto probabilmente per preservare il rapporto, viverlo nell'intimità, dopo il legame eccessivamente mediatico con Stefano De Martino. Belen e Stefano non tornano insieme, lei resta con Iannone. Proprio di recente si è parlato di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quest'ultimo si è lasciato con l'ultima fidanzata, la fashion blogger e stilista Gilda Ambrosio. Molti hanno subito ipotizzato un ritorno di fiamma tra gli ex coniugi, complice la presenza del figlio Santiago. Per il bene del piccolo la modella e il ballerino si sono riavvicinati. Fanno a turno per accompagnare il bambino a scuola e evitano di lasciarlo all'etate. Belen e Stefano vogliono essere due genitori presenti per il piccolo e si stanno impegnando a fondo. Belen e Stefano, novità lavorative per l'ex coppia. E mentre Santiago cresce felice e spensierato, procedono a gonfie vele le carriere di Belen e Stefano De Martino. La Rodriguez sarà molto probabilmente la nuova conduttrice del Grande Fratello NIP, di nuovo in onda a gennaio. L'ex fidanzato di Emma Marrone, invece, è stato scelto come inviato per l'Isola dei Famosi.